DJ in 5 minuti, l'unico corso condotto da uno spettinato. Ogni giorno, infatti, so che guardate i video per vedere come sarò spettinato. E oggi lo sono parecchio. Allora, più che dirvi cosa fare, oggi vi dico cosa non fare. Mi è stato chiesto in questi giorni, cioè, cosa dire al microfono in discoteca. Ma uno può dire tutto quello che vuole, ci sono migliaia di cose da poter dire, ma ci sono tre cose, ce ne sono tante, però io ne scelgo le tre migliori da non dire assolutamente al microfono. La prima, quando dici e scandisci il nome dell'anno, tipo è sabato 3 ottobre 2017. La roba è bruttissima. È brutta perché la fa Albertino, va bene, basta, ma la faceva negli anni 90. Siamo nel 2000, nel 2017. Una roba brutta scandire l'anno in questo modo. Al secondo posto, non dite mai benvenuti. Oh, salutiamo il tavolo di Gino. Benvenuto Gino. Benvenuti agli amici di Asti. È bruttissimo. A parte che è una parodia che usano per pigliare per il culo i DJ, dirla. Ma al primo posto, the winner is. Frase da non dire, e devo dire la verità, quando avevo 20 anni l'ho detta anch'io. Qualche volta poi mi sono vergognato. Purtroppo qualcuno magari la dice ancora. Ci può stare una volta nella vita, ma poi basta. Chi non alza le mani non tromba più. Questa è veramente la roba più scandalosa. È brutta. A parte, lasciamo perdere la eventuale volgarità, che ogni tanto la parolaccia ci può anche stare, ma è veramente brutta. Chi non alza le mani non fa più l'amore. Insomma, cerchiamo qualcosa di più valido. E vi prego, anche voi, ci proverò anch'io. Mai scandire e sillabare l'anno. Mai dire benvenuti. E soprattutto, chi non alza le mani non tromba più. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo. Ma ora vai con la musica che fa. E poi ho tanto, si tromba sempre di meno. Quindi piuttosto andate sul vivo. Chi non alza, chi alza le mani non paga più le tasse, via. Lì le alzano tutti.